E che? Buonasera. No, guai. Buonasera Berlusconi. Se muove il microfono così, la sentiamo a scatti, presidente. Presidente, no, ecco, occhio. Stia fermo con il microfono perché oltre a sentire a scatti si fa male, In fondo, destra, stia buono. Il tiratore dentro, lasciare pulito. Senta, buonasera, cosa sta dicendo? Cosa c'è? Buonasera. Prima di rispondere finisco di leggere la pagina. Vabbè, se la stava leggendo continui. Ier Echna Aresh Aloub. Cosa ha detto? Non lo so, ho letto una cosa in russo ma non pensavo di conoscerla. Guarda che mi sembra che, posso dire, mi sembra che abbia letto al contrario. Provi a girare. Sì. No. Iresh. Ma perché? Echna Aresh Aloub. No, non al contrario lei, al contrario la scritta. Non faccia ste facce, al contrario la scritta. Buonasera anche a lei. Oh, vede, ce l'ha fatta, buonasera. Lo so! No, non lo sa. Senta, cosa fa, presidente? Non faccia, la prego. Lei la sa quella di Greta Thunberg? Thunberg. Greta Thunberg che fa sparire la bottiglietta con una spaccata? No, lasci perdere le barzellette. Si rilassi, stia buono. Allora, meglio non fare tra l'altro certe allusioni con una ragazzina di quell'età, la prego. Perché? Quanti ne ha? Ma nemmeno 17. No. Non c'è detto minorenne. No, ma è minorenne. Ah. È minorenne. Mai capita questa cosa? Mai capita. Senta, presidente, possiamo parlare seriamente? Allora, senta, lei ha detto che evadere sopra i 50.000 euro è un gioco da ragazzi. Certo, perché se uno ha un minimo di presenza nella società, un minimo di Mediaset, un minimo di Mangano, un minimo di Rutri, arriva un minimo di 4 anni per frode fiscale, un gioco da ragazzi. Cosa? Non capiamo, vabbè, sì. Che? 4 anni da minima. Sì. Perché invece di massimo c'ho 170 come Carletto. Ma no, ma guardi, sta che facendo... Che però ha finito tutti i placebo, per cui mi capita di spegnersi da un momento all'altro. Sì, no, però lei non si spenga, presidente, no, non ricominci. Presidente. Lo so! Cosa? Perché? Cosa stai dicendo? Che... Perché? Sì, cosa stai tutte dicendo? Le opere di... Non sentiamo quello che... No! De Gasperi, in lingua originale. Ha letto tutte le opere di De Gasperi, ma è l'italiano, Ma però. Infatti è meglio il film. De Gasperi! Perché prego. Io mi considero il legittimo erede, che poi, scusate, in giapponese... Non si dice De Gasperi, sono stato ripreso 2 volte. Si dice Gasperi De... Ma no, tra l'altro aveva detto... Scusi, lei aveva detto Shinzo Abe, che si dice... Abe Cinzio. Ah, Cinzio. No, Cinzio. Ma io sono erede di Cinzio o di Gasperi De? Ma di nessuno dei due, guardi io. Vediamo cosa dice l'atto del notaio. Ce l'ho qui. Ma quale atto? Quale atto? Ma basta, cosa fa? Presidente, cosa sta facendo? La prego. Aspetta, mi si apre l'occhio. Ma perché... No, si è chiuso anche l'altro. Presidente, per favore, presidente. Perché guardi, la sinistra vuole solo tasce e manette. Ecco, parliamo di tasce e manette. Esatto. Tasce e manette. Cosa c'è? Cosa fa? Quello cos'è? È un tavolino. Questo cos'è? È la sua poltrona. Quello cos'è? È il tavolino, è sempre il tavolino. Io lo sono seduto qui. Ma no, deve stare, può stare sulla poltrona. Lascio i piedi qui, la testa lì. No. E Carletto dov'è? No, non c'è. È con Cinzio? Ma non c'è neanche Cinzio, senta. Ora, ultimamente lei ha ripreso a parlare di Altra Italia, no? Il suo partito parallelo. Sì, esattamente. Esatto. L'Altra Italia è un partito parallelo. Che si affiancherà a quell'altro che ho. Sì, vabbè. Che si chiama. E certo. Polmone artificiale. No, si chiama Forza Italia. Non credo, ma comunque anche se fosse con quel partito lì non ci vuole più niente a che fare. Ma perché? Ha visto gli ultimi sondaggi? E allora? Figura di merda!